Zio! Mike. Ciao zio, allora io ti voglio dare il benvenuto, aspetta Ciao, come che stai? ti passo in video, non ti vedo. Zio, solo una cortesia, forse tra un po' riattacco e poi ti richiamo, però restiamo in Sai, non ti collegamento. sento bene. Non mi senti bene? Ma forse ho problemi io di Skype? Non lo so, vediamo un Allora attimo. Mi vedi, mi senti? ti sento e ti vedo. Tu mi vedi? Ok, no, ancora no, ancora no. Vediamo un po' se riusciamo a... Zio, ok, Così. vedi se riesci a girare anche la camera, così siamo perfetti. Oh, ragazzi, direttamente io ho scritto Buenos Aires perché è la tua città, ma sei altrove in questo momento? Sì, in questo momento mi ho trovato in Sunchales, Santa Fe, una piccola città con una forte presenza italiana. Io ho dato alla società italiana Alfredo Capellini. Ah, Ho perfetto. parlato Sì. con il suo presidente, Juan Pedro Bortolotti, Salutiamo. in questo momento si sta andando a farsi un'operazione degli occhi, per Ah. questo non può stare in diretta, ma mi ha detto che se altra volta ci vuoi fare una comunicazione, un collegamento con Juan Pedro, quello sta disponibile per parlare con te in altro programma di radio. Assolutamente sì. Io intanto però, zio, voglio mandare qualche foto, la faccio vedere tramite cellulare che mi hai mandato. Vogliamo spiegare che cos'è esattamente? Io sto mostrando queste foto che mi hai mandato tu poco fa, tramite WhatsApp. Ok, quelle foto le ho fatto dentro della società italiana, Eccola qui. è un piccolo museo perché questo si è fatto in 1800 e sono due bandiere italiane, una di quell'epoca e una presente, Sì. e c'è stato le fotografie delle persone che hanno fondato la società, non so come si chiama quello che va sopra la bandiera, sopra Ho capito, vabbè, abbiamo va capito. bene, quello, il palo della bandiera, si dice, il mastile della bandiera, su quello hanno stato molto amabili. Quella società non ha stato un tempo senza gente, e con questo nuovo presidente si è cominciato la ricostruzione della società, e hanno cominciato le scuole di italiano, un'attività molto presente qua in Sunchales. Io sto facendo vedere queste foto che sono meravigliose, queste delle due bandiere sono stupende, zio, veramente meravigliose. Io vi voglio ringraziare naturalmente te e poi faremo anche un collegamento, faremo un servizio poi più avanti con Patrimonio Italiano TV e magari l'anno prossimo che vengo lì potremo fare un servizio dal vivo. Zio, dove si trova esattamente Sunchales? Sunchales si trova al nord di Buenos Aires, in mezzo all'Argentina, no? Aspetta che intanto la faccio vedere con internet, vado anche con il sito di Google, così mostriamo, ecco, anche questa porzione, eccola qui, questa è l'Argentina. Ok. Santa Fe è simile, è come l'Italia, una botta, una scarpe Sì. di donna. Ah, E ok. Eccola qui. succede al nord di Santa Fe, vicino alla città di Santa Fe.
che si chiama il mismo nome che la provincia. Ok, eccola qui, eccola qui. E ci voglio andare, quando veniamo, insomma, voglio farci un giro. E la società c'ha un sito internet, che tu sappia, zio? Ti hanno mandato un mail con una fotografia. Sì, aspetta, sì, è vero, è vero, è vero. Ora vado a controllare subito. Eccola qui, tutto in diretta, amici di Patrimonio Italiano TV. Io voglio ringraziare zio Antonio, che porta il mio stesso cognome e che vive a Buenos Aires. E voglio salutare l'amico Jordan Guevara, che ti saluta, zio, che è anche lui in Argentina e dice viva l'Argentina, quindi mi associo al saluto. Ecco qui, Alfredo Cappellini, Sunciales, mi è arrivata questa email. Andiamo ad aprire anche il sito. Cappellini Sunciales, così lo mostriamo mentre parliamo. Ecco qua, Sociedad Italiana de Sunciales. Mostriamo anche il sito web, zio, in diretta. Che ore sono adesso lì? Sono le otto, perfetto, avevo detto bene. Ecco il sito, Sociedad Italiana Sunciales, Alfredo Cappellini, via Italia 226. Si trova in via Italia. Fantastico. È bellissimo. Io ti ho mandato anche un bronzo, sì, che parla della prima della prima guerra d'Italia, la prima guerra mondiale, dove Italia combatteva con i tedeschi. Sì. Anzi, che quello sta di quell'epoca del 1819-15. Vediamo un po', la facciamo vedere. Ecco qua, questo è Nacionalidad. No, aspetta, vediamo un po', amici, in tempo reale vi mostriamo questi documenti. Eccoli qui, vediamo un po', bajo el teco della società italiana Se German las regiones della penisola. Questo è Friuli del Mondo. Aspetta, il busto dov'è? Eccolo qui. Allora, vediamo un po'. Ah, ecco qui, Agenzia Consolare d'Italia, Salutaciones, Socios Fundadores. Ecco, questa la facciamo vedere, zio. Ecco qui, i soci fondatori della società Alfredo Cappellini. E poi c'è Alfredo Cappellini, che nacque a Livorno nel 1828. E qui c'è una sua scheda biografica, bellissimo, veramente bel. Primer libro de actas en idioma italiano, 1891-1896. Documenti, insomma, anche di un certo valore. Questi li hai presi lì, zio, giusto? Sì, sì. E dopo sul telefono ti ho mandato una dei metalli del bronze, come si fa? Di bronze. Ma su WhatsApp? Su WhatsApp, sì. Ah, sì, ok. Questi li, aspetta che li riprendo. Allora, eccole qua. Sì, queste targhe di bronzo, sì. Eccole qua, le facciamo anche vedere. Questa qui, giusto? Questa qui. Questa. Allora, questa che cos'è? Spieghiamolo, zio. Non so spiegare, non è tanto facile per me. Questo è un omaggio alla prima guerra dei combattenti italiani, sì, che hanno fatto qui in Sunciales. Eccolo qui, una targa commemorativa dei soldati italiani a Sunciales. Eccola qui, la vedete? Diciamo una lapide ai caduti, si dice in italiano, eccola qui. Non so se una lapide ai caduti o al omaggio alla vittoria italiana. Ah, ok, aspetta che provo a leggere. Ecco qui, l'esercito, allora, italiano dell'Argentina, abbiano sempre impresso nel cuore le glorie della patria lontana, la guerra contro l'Austria-Ungheria che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano inferiore, questo è del 1918. Sì,
Eh sì, sarà, ecco, qui si racconta proprio la storia in questa targa. E questo, ecco, 1915-1918, come potete vedere qui in basso. Questa si trova lì proprio esposta, questa targa, zio. Sì, sopra il muro della società. Perfetto. E questa è veramente questa è una memorabilia, possiamo dire. E mi auguro di poter fare. Sicuramente di raccontarla anche tramite Skype con il presidente della società e poi chiaramente di venire ospiti lì e filmare dal vivo. Tu ti trovi ancora Oh. lì, zio? Sì, questa settimana e l'altra. Ok, perfetto. Senti, una domanda invece un po' più di curiosità. Come si sta adesso lì? Fa caldo? No, lì è inverno. Non so se si può vedere qui fuori. Sì. Qui è pieno inverno, fa freddo, Beati voi. e si sente il freddo. E qui stiamo più 500 km di Buenos Aires, allora fa un po' meno di freddo, ma si sente, è pleno inverno. E questa è una bellissima cosa. Qui invece sì, veramente si ansima dal caldo. Zio, ti chiedo un saluto in argentino per tutti gli amici argentini e un saluto in italiano per tutti gli amici italiani che ci ascoltano qui su Patrimonio Italiano TV. Bueno, un saludo a todos los amigos de Argentina e Italia, especialmente a los de Montaguto, los de Canadá y Estados Unidos, a los nuevos parientes que encontramos. Y tanto piacere de estar con vos, tanto saluti a tutti i miei amici e a tutta la famiglia. Un Zio, bacione grande. grazie mille. Ci vediamo presto in Argentina. Vedremo anche con la telecamera. Io mando un bacione a tutta la famiglia. Approfitto del mezzo privato per un saluto, del mezzo pubblico per un saluto privato. Un saluto a tutti voi e ci vediamo presto dalle vostre parti, ok? Ok. Grazie mille, zio. Un abbraccio a tutti. Ciao ciao.